mezzo sigaro toscano, il tiro dei carabinieri non ci legavano a nessuno, adesso la Presidente, a parte le battute, no? C'è l'inflazione. No, io innanzitutto mi vorrei proprio ringraziare tutta la stampa che mai ci segue attualmente, il Presidente qua alle varie conferenze che facciamo in Oteca, questa di oggi, lo anticipava il dottor Summa, serve per rappresentare una serie di iniziative che verranno svolte da qua in Oteca, anche in altre location come la città del Busto, dove la parata protagonista è quello che è un prodotto d'eccellenza del panorama agroalimentare della nostra regione, l'olio, e che quindi sarà un po' il leitmotiv di tutte queste iniziative che porteremo avanti. Ringrazio nuovamente quelli che sono i partner che hanno insieme ad Azia messo impegno, passione per realizzare questi eventi, quindi Lucia, presidente del Gambero Rosso, Massimo Gardiano, presidente del Consiglio regionale, e il dottor Paolo Solano, vicepresidente dell'AIFO, amico Renato Bussetti, che è presidente di un'associazione di ingegneri importante, Comuni di Lazio, e Carla Rocchi, di Udo, che è stata insomma citata prima da tutto insomma per la collaborazione costantemente ormai da tutte le iniziative. Parlare di olio è una cosa importante, ed è importante per due motivi. Un motivo diciamo culturale e un motivo anche economico. La filiera dell'olio rappresenta un comparto che nell'agricoltura regionale è sicuramente tra i più trainanti. E parlare di olio è anche una questione culturale, perché l'olio è diciamo fortemente legato alla nozione del territorio della nostra regione. Quando parliamo di ulivo parliamo di qualcosa che è una componente essenziale non solo del paesaggio, ma anche di quella che in un certo senso la cultura, la tradizione delle nostre popolazioni. Dicevamo in un comunicato stampa che abbiamo fatto come Arzial, che proprio grazie all'olivocultura, che spesse volte è stata un'attività agricola che poteva essere svolta in tanti territori della nostra regione, si è impedito quello con lo spopolamento, l'abbandono dei territori che sarebbero stati soggetti a un degrado sociale e ambientale di gravissime proporzioni. Noi oggi crediamo che a tutto a pieno titolo l'olio possa essere definito un'attività produttiva tradizionale della nostra regione, lo dimostra anche, forse pochi lo sanno, la presenza di quella che è la pianta d'olivo più antica d'Europa. A Fara Sabina, un comune appunto del Lazio, abbiamo quella che è una pianta d'olivo addirittura risalente al V secolo, quindi la produzione è una produzione che connota da sempre il nostro comparto agricolo. Vedevamo poco fa con il Presidente Gargano dei dati che ci facevano anche vedere come la produzione dell'olio è diffusa equamente in tutte le province del Lazio, in tutti i dati specifici proprio su base provinciale, una produzione che è importante dal punto di vista diciamo qualitativo ma anche quantitativo. Non ci dimentichiamo che abbiamo circa 300 strutture monitori nella nostra regione, che dimostrano come questa filiera sia attiva e fortemente efficiente sotto il profilo appunto produttivo. È chiaro che è una filiera che deve essere aiutata, è chiaro che una filiera che deve essere aiutata anche con l'aspetto promozionale, che è un po' brevemente il perché, ma è anche evidente che è una filiera che è connotata da sempre con una forte qualità. Non per nulla in questa nostra regione vantiamo 4 DOP, 2 nella provincia di Viterbo, la Tuscia e il Canino, una nella provincia diciamo della Sabina, tanto quella romana quanto quella retina, e un'altra nella provincia di Latina con le colline pontine. Quest'anno, come dicevo prima con dei giornalisti, abbiamo una produzione particolare perché ormai siamo abituati a questi cambiamenti climatici che collocano un eccessivo caldo, un eccessivo freddo, gli spazi temporali del tutto uguali, e quest'anno il caldo e la siccità hanno prodotto un effetto anche diciamo che si pensava all'inizio negativo sul settore dell'olivocultura, perché questa siccità e questo eccessivo caldo hanno ridotto, dati di SNEA, mi sembra di circa il 40% la produzione, ma nel contempo hanno evitato il verificarsi di alcuni eventi patogeni, verso la mosca, che spesse volte incideva proprio sulla qualità dell'olio, e quindi abbiamo meno produzione, ma sicuramente una qualità che è più evidente, che è sicuramente maggiore rispetto agli anni passati. E allora questo ci deve ancora di più inorgoglire, ci deve ancora di più spingere a lavorare sul fronte della promozione, una promozione che però deve essere una promozione sicuramente ragionata e strategica. Io credo che nel corso di questi anni abbiamo constatato che su alcuni settori agricoli, come dicevo il Presidente Lucio, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Io credo che oggi forse nell'immaginario collettivo molti sanno, non dico tutti, ma la differenza che c'è tra una bottiglia di vino con marchio e denominazione di origine controllata e magari un litro di vino in tetrapack. Pochi forse sanno quali sono le differenze tra una bottiglia di olio extravergine d'oliva del nostro territorio
e invece quelle bottiglie di olio, chemi, e qua Massimo ci sarebbe da fare un discorso molto ampio sulle famose 5 centrali d'acquisto, perché noi parliamo tanto di chilometri zero, parliamo tanto di far crescere consapevolezza del consumatore, noi abbiamo 5 centrali d'acquisto che sono le famose 5 sorelle che controllano tutta la grande distribuzione nazionale, che non hanno alcun tipo di consapevolezza territoriale, che sono quelle che ci propongono e ne sono piene le nostre cassette delle poste, i volantini con una bottiglia di olio a 2 euro, 2 euro e mezzo. Questo dico sempre, qualcuno dice, la domanda sorge spontanea, e se togliamo il costo della bottiglia, del vetro, se togliamo il costo dell'etichetta, della capsula, se consideriamo il guadagno del produttore, il guadagno del trasportatore, il guadagno del grossista, il guadagno del distributore, qual è il mistero che questa bottiglia contiene? O meglio, qual è la qualità che questa bottiglia contiene? Il prezzo dell'olio del Lazio, il prezzo giusto, cioè un prezzo che a livello nazionale si attesta in una fascia medio alta, perché gli è riconosciuta la grande qualità. Ed è un prezzo, io dico, che forse è l'unico che garantisce i limiti, l'efficienza e la sopravvivenza economica di una filiera produttiva. Quindi noi dobbiamo spingere su questo prodotto, perché è un prodotto che, ripeto, ha grandi qualità, che però deve essere promosso con una linea fondamentale, che è quella sì di regolare la qualità, ma anche di spingere sulla tracciabilità. Noi come Anzi abbiamo una